siamo a San Feliciano e questa è la situazione a fine inverno della costa del lago Trasimeno. Questo è tutto il sedimento che ha accumulato il vento quest'inverno e purtroppo nessuno pensa a rimuoverlo, quindi sicuramente quando arriverà il caldo sarà maleodorante, sarà anche pericoloso perché comunque è un vero e proprio pantano, quindi anche bambini, animali domestici e quant'altro sono a rischio. Questo è tutto il sedimento praticamente che defluisce dai canali di immissione delle acque piovane. E i residui di quello che era il vecchio canneto che insisteva sul lago Trasimeno, che nel tempo si è fradiciato, si è depositato sul fondo, ma essendo quasi impalpabile, una sorta di torba in sospensione, ogni volta che si alza il vento, viene spostata a destra e a sinistra per tutto il lago. Dove trova la possibilità di depositarsi, crea questo problema. Questo sedimento crea problemi anche alle alghe perché chiaramente la fotosintesi non riesce ad arrivare sul fondale e quindi non si generano alghe, l'acqua è perennemente torbida da 2 anni, la stessa pesca professionale ne risente perché comunque sia, non essendoci alghe, il pesce è difficilmente rintracciabile e anche molte specie ittiche sono in sofferenza. Obiettivamente parlando, essendo un materiale quasi impalpabile e non è assolutamente solidificato e in più assorbe acqua costantemente, rimane sempre una situazione di rischio perché si può sprofondare tranquillamente. Perché quello che vedete, dove vedete adesso questo sedimento, fino all'anno scorso c'erano dagli 80 centimetri a 1 metro di acqua. Quindi potete capire bene che un bambino si può sprofondare tranquillamente fino a oltre la vita, insomma. Ci sono state annate con scarsità di acqua. Negli anni 50 c'è stato forse il culmine del livello negativo del lago, però insomma siamo arrivati anche a meno 1,80 negli ultimi anni, però il lago era navigabile perché questo sedimento non c'era. Come questa la situazione si ripete su tutte le sponde del lago. Le darsene sono quasi tutte interrate. L'80% dei posti barca quest'anno saranno inutilizzati perché non sarà possibile uscire dalle darsene e la navigazione quindi è a rischio. La navigazione al Trasimeno quest'anno è in particolare difficoltà. Per verificare con i nostri occhi il problema, saliamo in barca con Cristiano per fare un giro del lago, ma non facciamo neanche in tempo ad uscire dalla darsena che immediatamente rimaniamo bloccati dal fango nel motore. È il sedimento di cui vi parlavo prima che ha tappato tutte le bocche delle darsene perché arrivando a terra crea questo problemino. Il pericolo è che comunque i motori aspirano il sedimento, il sistema di raffreddamento si attappa e si bruciano i motori. Senza contare la quantità di eliche rovinate, vabbè, quello. Con un po' di pazienza riusciamo ad uscire dal porticciolo di San Feliciano. Neanche 5 minuti dopo rimaniamo bloccati di nuovo. Vedi, ancora qui alzi terra, guarda. Ecco, va in allarme il motore perché aspira nel sistema di raffreddamento sta roba. Dopo un paio di tentativi, il motore riparte, lasciando una scia di fango dietro di noi. Considera che durante l'estate comunque il lago ha un'escursione di 70 centimetri, verde. Quindi se la situazione adesso è così, togli 70 centimetri, capisci bene che andiamo con i trattori in quest'estate. La prima tappa è il molo di San Feliciano, dove partono i traghetti per le isole, ma rimaniamo bloccati per la terza volta in pochi minuti. No, tanto ormai l'ha aspirata, quindi finché non la spurga tutta. Ripartiamo e riusciamo ad avvicinarci al pontile. Già da lontano il livello dell'acqua è impressionante. Adesso siamo a 1,30 m circa sotto il livello dello zero idrometrico. Ultimamente, negli ultimi anni, purtroppo, anche con il cambio del clima, le precipitazioni sono sempre meno, quindi siamo in costante sofferenza. Considera
fondale è talmente basso che i bambini toccano, quindi poi sotto comunque c'è anche materiale pericoloso, ferri, bottiglie rotte, quindi non viene più nessuno a fare il bagno. Era un po' una tradizione fare il bagno al pontile, no? Lasciamo San Feliciano per andare a vedere la situazione all'Isola Polvese e rimaniamo di nuovo bloccati. Questo è il problema costante. Arrivati all'Isola Polvese, notiamo immediatamente che l'acqua all'interno del porto è molto bassa. Ma quest'estate, ho detto, dentro al porto non ci si potrà neanche entrare perché sarà completamente asciutto. Ho detto, oltre a mancare 1,30 m d'acqua, c'è 1 m di sedimento sul fondo in più. Attracchiamo con attenzione all'imboccatura del porto. Non possiamo andare oltre, ci dice Cristiano, perché altrimenti rischieremmo di rimanere incagliati. E per la Polvese, che ospita anche strutture ricettive, bar e un ristorante, questo si traduce in difficoltà logistiche e non solo. I mezzi più piccoli della navigazione pubblica forse riescono a camminare ancora fino a, sicuramente a metà estate, perché hanno un pescaggio ridotto. Quello che è chiamato grifone, che è una chiatta da lavoro con cui trasportano materiali o anche vengono a recuperare la mondezza qui sull'isola Polvese, quello probabilmente non riuscirà a camminare quest'anno. Dico, con questa situazione, con il lago che non raggiunge mai lo zero idrometrico da anni, l'acqua che vedete ristagna. Quindi le cariche batteriche sono altissime. A fine estate, infatti, c'è stata una grossa moria di uccelli acquatici dovuta al botulino, perché venendosi a nutrire sul bagnasciuga, quest'acqua fermenta e si riempie di cariche batteriche, e quindi è facile arrivare alle conclusioni. Concluso il nostro giro, torniamo sulla terraferma, ma non senza prima rimanere incagliati almeno altre 2 volte. Verdi acque, qua sono nere. Considera per esempio che le barche a vela sono 2 anni che non escono dalle tarsele, che poi voglio dire, è la navigazione più green che esista, eppure sono immobilizzate perché toccano dappertutto. Soluzioni, intanto rimuovere quello che vedete perché comunque sia appunto anche esteticamente come biglietto da visita per il turismo non è il massimo. Le darsene pure andrebbero quantomeno ripulite o dragate le bocche delle darsene, anche perché insistono sulle darsene anche mezzi di soccorso come i Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri, quindi anche loro hanno seri problemi. Bisognerebbe trovare assolutamente una soluzione, ecco.